È un momento lavorativo molto intenso quello attuale per Liliana Marciante, attrice saccense, uno dei volti più interessanti che al culmine di tanta gavetta, avendo investito su se stessa e sulle sue doti recitative, oggi sta raccogliendo diversi frutti. La sua presenza nel cast del film di Grassadoni e Piazza Iddu, e che esce ufficialmente oggi, è solo la sua ultima grande soddisfazione professionale. Per quanto riguarda Iddu, ho un ricordo indelebile perché sono stati dei giorni pieni, mi hanno messa alla prova con un cast d'eccezione. Ho avuto la fortuna di essere affiancata da Toni Servillo, che posso confermare essere non soltanto un straordinario attore come tutti noi conosciamo, ma anche una persona di grande spessore umano. Iddu, che è stato proposto in anteprima la scorsa settimana alla Badia Grande. Non c'è solo Iddu, però, tra gli impegni di Liliana Marciante, è protagonista anche della serie TV November Second, disponibile sulla piattaforma Prime Video negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Una serie Sì? che è sulla piattaforma Prime, ma non in Italia. No. Ce ne parli? Di cosa si tratta? Allora, è un progetto a cui tengo tantissimo perché si può dire che è stato proprio l'inizio di questo mio percorso artistico. È iniziato parecchi anni fa e adesso finalmente prende piede appunto negli Stati Uniti e anche in Germania. Lo potranno vedere tutti i siciliani e non solo, spero, che vivono all'estero. Si chiama 2 novembre ed è stato scritto da Lucas Ingenito e la regia è di Alessandra Cuttaia. Il mio ruolo è un ruolo importante, sono la protagonista della serie, mi chiamo Carmela e Carmela è una donna che ha tante sfaccettature. In un primo momento la si vede come una donna fragile, devota alla famiglia, sottomessa al potere del marito, quindi un po', se vogliamo, siamo nel mood attuale del patriarcato, purtroppo. Però pian pianino Carmela si fa spazio e vedranno tutti coloro che seguiranno la serie come questo personaggio prende poi sempre più forma. Una serie girata in Sicilia in lingua originale che ha l'obiettivo di promuovere la cultura italo-siciliana nel mondo e di raggiungere il pubblico italiano siciliano residente in quei territori. Ma la speranza di vederla anche in Italia c'è, che Mi tu auguro. sappia. Io non ho notizie in merito, però in cuor mio spero insomma che anche il pubblico italiano possa appassionarsi a questa serie. E poi è girata un'altra cosa per la Rai. Sì, una docufiction che andrà in onda tra novembre e dicembre prossimo, e su un caso di cronaca che ha toccato la nostra Sicilia qualche anno fa. Anche lì sono la protagonista della serie e anche questa è stata un'esperienza che ho appena vissuto proprio qualche giorno fa e mi ha lasciato dei ricordi bellissimi. Innanzitutto voglio nuovamente ringraziare, salutare il regista che ha seguito il progetto, che è Maurizio Iannelli, è una persona straordinaria, sia umanamente che artisticamente, e poi tutti i miei compagni d'avventura. Tu ci hai parlato di tre lavori in cui Sì. interpreti una donna, delle donne siciliane. Sì, siccome sono ancora all'inizio, quindi al momento mi tengo stretto ciò che ho conquistato e che spero insomma di aver fatto in maniera degna, e poi vedremo, insomma, spero di non avere questa etichetta di donna siciliana ancora a lungo, anche perché mi piacerebbe fare altri personaggi e non solo quelli che mi sono stati dati per adesso, però vanno bene anche questi, ecco. Assolutamente, in bocca al lupo. Crepi e grazie ancora. Ciao.